Questa è la situazione, ragazzi. Sono completamente attaccata dai gatti. Gatta Stellina. Buongiorno, gatta Stellina. Buongiorno, gatta Stellina. Oddio, oddio, gatta Stellina. Gatta Stellina. Buongiorno, ragazzi, anche oggi iniziamo questo vlog dal lettone. Ah, che bello poter iniziare il vlog dal letto, non so perché non lo facessi sempre, è troppo bella sta cosa, posso rilassarmi e nel frattempo chiacchierare con voi e nel frattempo potete ammirare Gato Denver e Gatta Stellina, che in realtà ormai sta diventando un'abitudine, avrete notato, io inizio a filmare i vlog e loro si presentano sul lettone. In realtà oggi, non appena sono andata a prendere la videocamera, ho aperto la porta, si sono scaraventati sul letto, praticamente hanno capito di poterlo fare e quindi ormai sono fregata. Sì, gatto Demer, amore mio, sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Il tempo è un po' una schifezza, ma io oggi in realtà non devo fare particolari cose fuori casa, devo fare un sacco di cose in casa, nel senso che, allora, vabbè, viene a trovarmi una mia cara amica adesso tra poco, quindi questo sono felicissima di vederla. Dopodiché dovrò mettermi a filmare il video, voglio filmare il video su tutte le mie borse. Sto ricevendo un sacco di richieste di rifare il video aggiornato sulle mie borse, anche perché ho notato che l'ultimo video che avevo fatto appunto sulla mia collezione di borse era tipo nella casa vecchia, quindi era parecchio tempo fa, quindi decisamente ci sta un video aggiornato, anche perché ne ho acquistate tante nel frattempo, quindi sicuramente sarà interessante per voi vederlo e sarà lunghissimo per me da filmare e montare. E appunto nel mentre filmerò anche questo vlog, poi mi metterò anche al montaggio di quel video, insomma un sacco di lavoro al computer che, come vi dico sempre, poi solito email, un contratto da controllare, quindi niente di particolarmente emozionante per quanto riguarda il mio lavoro, nel senso che c'è sempre un sacco di lavoro al computer, amministrativo o comunque nel backstage dei video, diciamo così. Una cosa che volevo menzionare, in tanti mi avete chiesto: Nicole, dici dove hai preso il cappotto blu? Vi ricordate, vi avevo raccontato del fatto stranissimo del cappotto blu che io ho ordinato, ho pagato anche parecchio, il teddy coat blu elettrico, mi era stato detto che fosse fatto di seta e lana, quindi vabbè, mi è arrivato, sembra poliestere, non c'è l'etichetta con la composizione dei materiali, il che è molto strano perché l'ho comprato da un web shop austriaco e quindi in tutta l'Unione Europea è obbligatorio avere l'etichetta con la composizione dei capi, quindi è molto molto strano il tutto. E sicuramente cioè, sicuramente sono stata truffata e sicuramente questo negozio truffa le persone, perché altrimenti non avresti nessun problema a lasciare l'etichetta della composizione sul capo. Quindi o a metterla successivamente se acquisti il capo da fuori Unione Europea, presumo. Io sono andata a leggere ed effettivamente, come mi avete detto anche voi, per legge nell'Unione Europea deve esserci, e quando li ho contattati a riguardo sono stati molto vaghi, mi hanno detto sì, lo prenderemo in considerazione per i prossimi acquisti, aggiungeremo l'etichetta, è che vogliamo essere veloci nelle spedizioni e quindi non andiamo a perderci in questo, ma deve esserci, non è che è una cosa che tu puoi scegliere oppure no, se fare oppure no, deve esserci per legge, quindi è stato tutto un pochino strano e bizzarro. Voi però mi avete detto: Nicole, dici dove l'hai preso così possiamo evitare truffe. Allora, uno, non è un web shop molto conosciuto, quindi è molto improbabile che voi ci arriviate. Numero due, io lo farei anche, cioè nel senso, se vi avessi qui di persona io vi direi: ah, non ordinate da questo sito perché eccetera eccetera eccetera, e ve lo direi. Il problema è che se io mi metto a dirle queste cose, cioè se io ve lo dico in videocamera e quindi il nome di questo shop e tutta la storia con il nome va a finire su internet, quindi un social media, possono denunciarmi per diffamazione, posso beccarmi una querela, e un po', e poi il fatto che sia sui social media è un aggravante addirittura, quindi ragazzi, non voglio beccarmi denunce, non voglio beccarmi querele, quindi non lo dico per questo, non è che non vi voglio aiutare, non è che non voglio
evitarvi fregature, io vorrei, ma se fosse qui ve lo direi a voce. Non posso però naturalmente tramite videocamera, social media eccetera, perché potete immaginare poi che cosa può succedere se io faccio un nome del genere parlandone in questo modo. Anche se la verità, tu fino a quando non lo dimostri nelle sedi opportune che è la verità, hai giusto un po' di casini, quindi vorrei evitare, quindi per questo non vi avevo fatto il nome in quel video, ovviamente. Gatto Denver, bonjour, andiamo, ti ho scaraventato dal lettone, scusa gatto Denver, scusa caro Denver. Eccola la mia amica Rox, ragazzi, ciao Rox! Ho salutato la mia amica Rox che adesso è dovuta uscire e mi ha fatto super 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 piacere rivederla. Mamma mia, non riusciamo a vederci tantissimo, siamo sempre state migliori amiche, non riusciamo a vederci tantissimo, ma quando ci vediamo è come se non fosse passato neanche un giorno da quando ci siamo viste l'ultima volta. Vi volevo farvi vedere le candele che mi sono arrivate da Jewel Candle. Accendo la luce così riuscite a vedermi un pochino meglio, forse, forse no, forse sì, se accendo anche questa magari, ok. Volevo farvi vedere le candele che mi sono arrivate da Jewel Candle per San Valentino, perché secondo me vi piaceranno molto. Eccole qui ragazzi, queste sono le candele che appunto mi sono arrivate per San Valentino, tutte cuoricinose e molto dolciose, parole che mi invento io a caso al momento, ma effettivamente è vero, anche questa, tutti questi cuoricini, e si chiama Love You More. Il profumo è dolcissimo e mi piace che ci siano due stoppini, perché così fa un profumo buonissimo, ma come ben sapete queste non sono soltanto delle candele profumate con un profumo buonissimo, queste candele sono candele gioiello, perché all'interno c'è, in ogni candela c'è appunto un pacchetto con all'interno un gioiello in argento, che è poi il secondo regalo dentro al regalo, molto in tema San Valentino con tutti questi cuoricini. Altra candela che non vedevo l'ora mi arrivasse è lei, è la It Was Always You, ed è un design molto molto carino secondo me, con questo effetto ombre con il fiocco beige. Anche il profumo di questa è super 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 romantico. E poi mi è arrivata la Elegance Premium Edition Gold, e assieme è arrivato anche questo biglietto, ovviamente molto carino per San Valentino, anche se in realtà San Valentino si può sfruttare anche per fare un regalo a se stessi, perché no ragazzi, perché no, ma lo ripeto sempre, sono veramente un'ottima idea regalo. E poi una cosina volevo farvi vedere, tanto per farvi un'idea dei gioielli che si trovano all'interno di queste meravigliose candele gioiello, vi faccio vedere due cosine che ho trovato nelle candele. Ora, questo bracciale, ovviamente anche questo in argento, con questo bellissimo ciondolo, con questo bellissimo dettaglio, con questa chiave a forma di cuoricino e tutti questi strass, che è molto carino. E poi sono tutti gioielli molto eleganti, molto, insomma, non sono mai troppo sfarzosi, sono tutti molto molto portabili. E poi ho trovato un paio di orecchini. Eccoli qua, anche questi mi piacciono moltissimo, sono molto fini ed eleganti. Come sempre anche stavolta un codice sconto per voi, che chiedo sempre alle aziende con cui collaboro, anche se ci tengo a specificare e sottolineare sempre che io non ci guadagno nulla se voi acquistate utilizzando il mio codice sconto, ok? Non guadagno percentuali, niente, proprio per scelta sul mio canale, non lo faccio mai, però è un codice sconto che può aiutarvi se volete acquistarle, naturalmente uno sconto non fa mai male. Nicole15, ve lo metterò anche qua in sovraimpressione. Se utilizzate appunto lo sconto Nicole15 c'è il 15% di sconto ed è valido fino al 16 febbraio a mezzanotte, quindi per San Valentino ci stiamo a pieno, anche il giorno dopo se siete un minimo in ritardo, e vi metterò direttamente il link per acquistarle qua sotto nel box informazioni. E di candele Jewel Candle veramente c'è una scelta pazzesca, quindi anche se queste tre che vi ho fatto vedere non vi sconfifferano, ragazzi, ne trovate veramente di tutti i tipi, con gioiello diverso potete scegliere
se volete la candela con orecchino, se volete la candela con anello, se volete la candela con bracciale, con ciondolo, con la collana, e potete scegliere anche, alcune hanno gioielli in argento, altre hanno gioielli in argento placcato oro. Quindi adesso è veramente il caso che io vada a prepararmi, perché devo filmare nel frattempo un altro video, ragazzi, quindi noi ci vediamo tra un poco. Ah, ragazzi, un'altra cosa volevo menzionare, perché ho ricevuto un sacco di richieste riguardo a questo specchio. Allora, l'ho preso su Amazon, ragazzi, e non saprei dirvi, onestamente, avevo cercato specchio con luci, semplicemente, una cosa del genere, e ho trovato questo. È molto molto pratico, perché ci sono, cioè si può regolare l'intensità dell'illuminazione, ma anche il colore. Vi faccio vedere, questo un po' più giallino, questo, come si fa a cambiare, questo un pochino più bianco, e questa è tipo una via di mezzo. Devo ancora imparare bene come funziona, ma mi ci trovo molto molto bene. Non so se voglio tenerlo acceso anche durante i video oppure no, perché forse l'illuminazione è un po' troppo forte, però quando mi trucco, durante i tutorial eccetera, mi piace moltissimo, anche se appunto adesso ho praticamente due specchiere in realtà, ma ho anche svuotato un attimino un po', era un pochino troppo piena di roba, era un pochino troppo pieno di roba il mio studio, quindi ho svuotato un pochino, ho fatto un pochino d'ordine ultimamente, e però lo specchio mi piace moltissimo, quindi sì, l'ho preso su Amazon, ragazzi, not sponsored assolutamente, l'ho preso su Amazon, se cercate specchio con luci eccetera lo trovate sicuramente. Sono al make up, ragazzi, mi sono appena fatta la doccia, sono al make up, ho stirato un po' i capelli perché l'extension che mi hanno messo, mi sa che ho, quanti erano, 4-6 ciuffi? 6 ciocche di extension, sono leggermente ondulate, e quindi quando lavo i capelli poi i miei sono super lisci, e invece le ciocche di extension sono un po' ondulate, quindi li ho lisciati tutti quanti, così non si vede la differenza. Adesso passiamo al make up. Allora, prima cosa, visto che ho sempre in inverno le labbra screpolate o comunque secche, ok, inizio sempre con un po' di burro cacao, come al solito ricercato Denver sempre presente. Allora, base per il trucco, oggi uso la The Professional Pearl Primer, non vedo l'ora di provare quello nuovo, versione, cos'è, versione waterproof? Cos'è? Non mi ricordo, o versione idratante? Non mi ricordo, sono super super curiosa di provare anche quello, e io il primer lo metto un po' su tutto il viso, anche sul contorno occhi, perché altrimenti vedo che il correttore non tiene bene come vorrei in questa zona. Fondotinta, come al solito, dico Della Palma, mai lo conoscete, amo questo fondotinta e continuo ad usarlo fino a quando non mi stuferò o ne troverò uno con cui mi fisserò di nuovo per un po'. Infatti, non so se in videocamera si riesce a vedere molto bene, ma il risultato, ragazzi, è super super naturale, e poi vabbè, questo colore per me è la perfezione, quindi l'unico brufoletto che ho è qua, e qui ci sono delle cicatrici di brufoli di mesi fa, ho la pelle praticamente trasparente, quindi qualsiasi, azzeriamo anche le labbra come al solito, che per me, per le mie idee sono troppo scure. Qualsiasi brufoletto, ragazzi, mi dura, vabbè, normale come tutti, cioè qualche giorno, no? E poi mi lascia la cicatrice per mesi, che è un po' fastidiosa come cosa, devo dire. Ma succede solo alle ragazze che hanno la carnagione chiarissima, o succede a chi ha la pelle semplicemente molto delicata? Fatemi sapere, perché io l'ho sempre associata a questa cosa delle cicatrici, dei brufoli che rimangono per un sacco di tempo, alla mia pelle chiara. Però non escludo invece che possa essere più che altro a causa della pelle delicata. In ogni caso, ho notato che con l'acido glicolico i brufoli stanno molto più a bada, molto molto più a bada, ragazzi. Quindi adesso sto usando il tonico di Pixi, che contiene appunto sempre acido glicolico, e mi ci trovo benissimo, ragazzi. Provatelo, è uno dei loro must have, dei loro best seller come brand, e lo straconsiglio anch'io. Come correttore uso il Bye Bye Under Eye di It Cosmetics, e da quando l'ho provato praticamente non l'ho più lasciato, vado subito subito a sfumarlo per bene. Ultimamente mi piace prima appunto sistemare, cioè mi piace andare subito a sfumare il correttore, perché noto che
se lo lascio lì e faccio poi l'altro occhio, va a finirmi nelle pieghette, quindi stessa cosa anche con la cipria. Andiamo subito a fissare. Ok, abbiamo coperto anche il brufoletto nel frattempo e adesso fissiamo subito il tutto con la cipria. Vado ad utilizzare quella di Jeffree Star, la mia colorazione è Fair. Devo dire che come colorazione è perfetta se siete chiari di carnagione. Mi piace che il pack sia richiudibile, così almeno comunque svolazza ovunque la cipria in polvere libera, è così, però almeno vado a sprecare meno prodotto, perché almeno quando la apro non svolazza da tutte le parti. Altra cosa che ho notato, è molto importante avere il viso rilassato quando andiamo a truccare gli occhi, perché a volte notavo che come spremevo gli occhi, cioè facevo così, ok? E ho notato che poi si formavano tipo come delle pieghette di trucco sotto gli occhi. Se capita anche a voi, fateci caso, probabilmente perché strizzate gli occhi mentre vi truccate. Io non me ne accorgevo, ma me ne accorgevo dopo perché vedevo tutte le pieghette e poi mi sono resa conto che era perché appunto non tenevo lo sguardo rilassato mentre mi truccavo, che è super importante. Adesso cipria per fissare il fondotinta. Per il contouring uso la Contouring Rehab Sculpting Palette di Wycon e all'interno abbiamo tre illuminanti, cioè ci sono i chiaroscuri, quindi i chiari e poi ovviamente i colori scuri. Vado ad utilizzare Dark Sculpt, questo, un pochino più scuro rispetto al light, che mi sembra forse un pochino troppo light. E come al solito andiamo a fare il contouring. È la prima volta che utilizzo questa palette e vediamo un po' com'è. Oh wow, ok, super scrivente, quindi forse potevo andare con la light, vediamo di sfumare. Wow, sì, decisamente, decisamente forse la light è meglio, quindi andiamo a portare il colore anche di qua. Però come sottotono mi sembra ottimo per il contouring, veramente, perché un sottotono molto freddo è quindi ottimo, ottimo, ottimo per andare a creare le zone d'ombra sul viso. Ok, diciamo che sfumando un po' ce la facciamo. Forse, Nicole, andare ad utilizzare la versione dark per te non è mai una buona idea. Forse dovrei averlo imparato. Ok, è stessa cosa sul naso, come al solito. Che mi dite tutti che mi sono rifatta il naso, quindi evidentemente il contouring aiuta. Ok, adesso blush. Vado ad usare questo di NYX e si chiama Intuition. È un colore super super naturale e anche se ha dei micro glitterini risulta comunque molto naturale e portabile, quindi ci piace. Questo è un blush che tengo sempre lì in caso non sapessi quale blush utilizzare, vado con lui. E poi sfumo sempre con le mani perché mi ritrovo sempre a stendere troppo prodotto. Vabbè, che adesso con le luci sparaflesciate probabilmente sembra ancora di più. Base per l'ombretto uso quella di Fenty Beauty. Abbiamo già il correttore in realtà sulle palpebre, ma vado sempre ad aggiungere un po' di base per l'ombretto, perché è vero che il correttore, essendo in stick o liquido, può fare da base ai prodotti in polvere, però ho notato che il primer occhi, che è fatto specificatamente per tenere su gli ombretti, trovo che funzioni meglio rispetto al solo correttore, quindi metto sempre la base. E adesso come palette userò questa di Dior, che ho da un po' di tempo. Questa è la Backstage Eye Palette. Voglio fare un trucco abbastanza naturale e chiaro oggi, quindi questi colori sono ideali, anche se sono, cioè ormai è veramente tutto rovinato perché la uso tantissimo, ma è un'ottima palette sia quando sono a casa che quando sono in viaggio, mi piace un sacco. Adesso andiamo ad applicare un po' di marroncini. Solitamente faccio tipo un mix tra questo, questo e questo, quindi facciamo la stessa cosa anche oggi. Prendo però più il colore chiaro rispetto a quelli scuri, vado a stenderlo nella piega. Cambio pennello, prendo un pennello piatto e vado sempre lo stesso mix di colori, ragazzi, trucco molto easy and fast. Con il colore scuro vado semplicemente un po' a colorare la parte esterna.
Stesso mix di colori anche sulle ciglia inferiori. Eyeliner ho questo di Sephora, è il Black Ink. Ottimo eyeliner a pennarello, se ne state cercando uno. Questo non è niente niente male, ragazzi. Mi piace perché la punta rimane sottile anche dopo molti utilizzi. Con certi eyeliner, e mi è capitato tra l'altro anche con quello Dior, la punta si è un pochino leggermente aperta ed è molto difficile andare a creare, specialmente la codina sottile sottile alla fine. Questo invece sembra mantenere molto bene la forma, e vado come al solito a creare una linea sottile e poi la mia codina. Matita nera, rigorosamente quella di Victoria Beckham, ragazzi, è la matita migliore al mondo, super scrivente, anche se quando la metto sopra la rima interna inevitabilmente anche con questa mi lacrimano tantissimo gli occhi. Mascara, andiamo ad usare My Toy Boy di Diego Della Palma. Ragazzi, non ho mai visto un mascara più gigante di questo, onestamente. Se sentite un rumore di sottofondo è la lavatrice, ragazzi, so che vi è mancata. Se nei miei video, infatti ho sbavato, se nei miei video non c'è il rumore della lavatrice in sottofondo, qualcosa non quadra, mi rendo conto. Quindi oggi potete stare tranquilli, la lavatrice si sente, che è tipo negli ultimi mukbang qualcuno mi ha scritto: Nicole, mi manca il suono della lavatrice. Ragazzi, oggi c'è. Matita sopracciglia Diego Dalla Palma, questa è la loro matita, quella classica. Adoro questo matito. E poi come rossetto, aiuto videocamera, stai ferma, state fermi mi raccomando, vi ho posizionati qua sul mio mobile, ragazzi, state fermi che sennò cadete, ok? Oggi voglio provare con voi questo rossetto che ho preso ancora da Alkmaar e non ho ancora provato. Ma perché sono tutta storta? La mia videocamera è un po' bizzarra. Ok, voglio provare, questo è un retro matte liquid lip color colore Burnt Spice. Ok, carino, è tipo un nude scuretto più o meno. Ok, che cosa ne dite, ragazzi? Vi piace questo colore oppure no? Che cosa ne dite? Secondo me non è male, è carino, molto carino. Non sono abituata a questi colori un pochino più forse speziati sul marroncino, però non mi dispiace, devo dire. E adesso ci manca soltanto ancora l'illuminante. Vado ad usare il mitico Dandelion di Benefit. Stendo un po' sotto il sopracciglio, naturalmente sopra gli zigomi. Avrei dovuto stenderlo prima del rossetto, perché adesso coprirò un po' il rossetto sull'arco di Cupido. Allora, naso, tututu, e arco di Cupido, immancabile, mi piace troppo. Infatti ho coperto un po' il rossetto, adesso vado a riapplicarlo proprio qua. Ok, trucco completato. Spruzziamo lo spray fissante. Oggi usiamo questo di Too Faced all'anguria. Questo è il Hangover 3-in-1 Infused with Watermelon Extract. Ragazzi, sono pazzeschi. Sia questo che quello alla pesca mi fanno impazzire perché hanno questo profumo buonissimo. E voilà, il nostro trucco è completo. Adesso togliamo il cerchietto e sono pronta per filmare. Adesso vado a filmare appunto la mia collezione di borse, quindi prevedo che sarà un video interminabile. Alright, ragazzi, ho appena finito di registrare il video sulle borse, ci ho messo tipo un'ora e mezza, è stato lunghissimo. Gatto Never, che cosa c'è? Fai il bravo, amore mio. I fermenti lattici con la bustina che ti piace tanto stasera, come ogni sera. Amore mio, ho trovato lo stratagemma e praticamente gli mischio i fermenti lattici con delle bustine che a lui fanno impazzire, tipo uno yogurt per i gatti, insomma, ovviamente. Quindi stasera, perché lui è super goloso, però almeno riesce a mangiarli questi fermenti lattici, che è importantissimo per il suo bene. Per adesso non ho più trovato sangue nelle feci, quindi incrociamo le dita che continui così, che vada sempre meglio. Però amore mio, bravo. Nel frattempo la lavatrice, lo sentite, sta facendo un casino immane perché sta centrifugando, quindi tra poco posso azionare l'asciugatrice e poi esco. Ho rimesso già a posto tutte le borse, che vi faccio vedere, accendo la luce, tutte
rimesse al loro posto, altre sono là sopra, e qui c'è invece la Givenchy che userò adesso. Anche oggi, come al solito, vi faccio vedere l'outfit della giornata. Sto indossando i miei pantaloni, quelli di Only che vi ho fatto vedere, quelli in similpelle che vi ho fatto vedere nell'ultimo haul. Poi ho sotto, qui c'è il gatto Denver che come al solito stavamo giocando con la pallina. Gatto Denver, amore mio, l'ho capito che sei sempre tu il protagonista, l'ho capito, aspetta che ti lancio la pallina. Vieni caro Denver, vieni caro Denver, amore mio. Dio mio, manco corre poi, cioè zampetta così, va al galoppo lui. Vabbè, vi stavo facendo vedere l'outfit e poi sotto ho una giacca in pelle, sopra ho messo questa mantella che non mi ricorderò mai come si chiama, questo poncio di Fendi e poi ho gli stivaletti che invece ho preso su Asos e appunto la mia Antigona Givenchy, quindi... Questo è l'outfit di oggi, ragazzi. Adesso esco, non penso di poter filmare adesso che sarò fuori casa, ma ci vediamo dopo questa sera più sul tardi. Sono tornata a casa dai gattoni e gatto Denver non la smette di chiedere la sua merenda serale. E lui non lo sa, ma all'interno c'è anche la sua medicina, cioè i fermenti lattici per gatto Denver. Quindi adesso vi faccio vedere. Allora, stratagemma, sta funzionando, perlomeno ha funzionato negli ultimi 3 giorni, quindi spero continui. Allora, ok, sono tipo delle bustine, all'interno c'è uno snack al latte per gatti, insomma, e questi vado a mischiarli ai fermenti lattici che mi ha prescritto la veterinaria. Quindi sono tipo delle bustine e c'era sia l'opzione bustina tipo polvere che l'opzione pastiglietta compressa. Io ho scelto questo e... Gatto Denver non vede l'ora, quindi evidentemente sono riuscita nell'intento di farglielo prendere ogni sera. È una specie di snack al latte e Gatto Denver ne è ghiottissimo, fa ridere quanto gli piace. Ok, poi verso tutto il contenuto. Adesso questa pappetta devo mescolarla per bene perché ho notato che se non mescolo tutto lui... non la mangia questa polverina, quindi fa il difficile gatto Denver, quindi mescoliamo tutto per bene. Pronti? Vediamo, gatto Denver fa il bravo, gatto Denver mi raccomando. Gatta Stellina, per te no, per te tra un po', per te tra un po'. Bravo gatto Denver, bravo caro Denver, bravissimo caro Denver, bravo 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 amore mio, bravo amore mio. Sì gatta Stellina, adesso la tua scatoletta come al solito, sì. Vieni gatta Stellina, vieni gatta Stellina, gatta Stellina. Non dirmi che non ti piace gatta Stellina, ma come fa a non piacerti? Gatta Stellina, gatta Stellina. Di solito le mangia tutte le pappe, specialmente quelle morbide. Non è convinta, preferisce... No, gatta Stellina, scusami, ma ognuno il suo. Cioè, perché devi mangiare i fermenti lattici di Denver? Mangia, ma... Miau. Le ho dato Almo Nature pollo con zucca e non apprezza gatta Stellina, ha lasciato tutto là. Vabbè, grazie gatta Stellina, grazie, grazie. Gatto Denver? Ma gatta Stellina, che cosa ci devo fare io con te? Tiè? Che schifo. Vabbè, per disperazione, forse no. La leccata? No, ma con la leccata, che sta schifezza. Ciao. Vabbè, grazie, gentilissima, grazie gatta Stellina, grazie, grazie, apprezzi proprio tantissimo. Ah, è andata a giocare con la sua, sì, quello è il suo giochino preferito, tanto gatto Denver almeno apprezza. Hai mangiato tutto? Bravo, bravo amore mio, guarda qua ancora un po', amore mio, guarda, guarda. Bravo. Con gatto Denver che non mi molla neanche per un attimo, amore mio, sto mangiando una bella fettona di Pandoro, ragazzi. Ormai con Natale non c'entra più nulla,
ormai è quasi carnevale addirittura, ma ragazzi, il Pandoro è un evergreen. Ok, mia family, io adesso mi metterò a guardare una puntata di Avanti un altro. Sono riuscita a risolvere, spero, il problema, quindi adesso, se tutto va bene, le puntate non dovrebbero bloccarsi più, quindi, e poi devo anche struccarmi. Purtroppo, voglia zero. Oggi il make-up è... ha tenuto molto molto bene, quindi è anche un peccato andare a rovinarlo, però devo assolutamente, devo far respirare la pelle. E da un sacco, tra l'altro, che non passo 24 ore tipo senza trucco, quindi dovrei probabilmente fare un po' una pausa. Comunque, questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani sempre alla stessa ora. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like al video e attivate anche la campanella per non perdere i prossimi video. Bacio grande, abbraccio virtuale forte 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 e ci vediamo domani. Ciao!